Penso che possiamo cominciare, poi insomma se arriverà qualcun altro che ci farà qualche posto libero. Buonasera a tutti e benvenuti. Questa è la seconda anteprima di Entua 2020, l'ottava edizione inizia ufficialmente il 23 aprile come ogni anno, la giornata mondiale del libro e la lettura, ma noi non riusciamo a stare 4 mesi fermi e quindi abbiamo anche delle anteprime e siamo felicissimi di avere oggi Nadia Terranova, finalista al Premio Strega l'anno scorso con il suo romanzo Addio Fantasmi, e siamo felici anche di essere a Foldongianus per l'ottava edizione di Entula, credo che sia il comune più longevo nel nostro festival, quindi è sempre una... ormai ci sentiamo a casa, insomma. Quindi ringraziamo l'amministrazione, a cui cedo anche la parola per i saluti doverosi. Grazie. Grazie a tutti per essere qui. Come diceva Francesca, Foldongianus ha aderito a Entula fin dai suoi albori, da quando è nato. L'abbiamo fatto con convinzione, siamo contenti di averlo fatto, anche perché abbiamo avuto l'opportunità di presentare qui tantissimi libri. Entula credo abbia visto avanti con la sua idea, l'idea di portare autori importanti nei piccoli centri, e anche oggi sta avvenendo. E vede sempre avanti, perché è molto interessante anche l'ultima iniziativa di Entula sulla sostenibilità ambientale, siccome c'è un riscontro importante sul fatto che il lettore ancora oggi preferisce la carta. Allora, per avere un minore impatto sull'ambiente, si è deciso che per ogni libro venduto nelle presentazioni verrà piantato un albero. Credo che sia un'iniziativa lodevole. Ci chiedevamo quanti poi ne daranno a Foldongianus, attendiamo. Se volete anche tutti, se volete anche tutti, ci mette d'accordo. Grazie a tutti di essere venuti, curiosissimo di sentire i contenuti del libro e buona serata a tutti. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Alessandro. Giù, adesso cerchiamo di prendere le misure, forse sì. Sarebbe più comoda. Grazie, bel intervento. Il libro, come diceva Francesca Casule, il libro di cui conversiamo con l'autrice è Addio Fantasmi, di Nadia Terranova. Devo ringraziare Aldo Addis della libreria Koine Ubik di Sassari, che mi ha coinvolto per questa presentazione, perché ho avuto la possibilità di leggere un libro che forse mi sarebbe passato sotto al naso, considerato che non mi è capitato di leggerlo. Io leggo per lavoro, sono un critico letterario, non mi era capitato di leggerlo nell'anno dell'uscita, il 2018, per come vanno le cose nel mondo editoriale, cioè visto che i libri escono a getto continuo, cambia continuamente la fornitura delle librerie, rischiavo di averlo perso. L'ho recuperato in questa occasione ed è stata una grande, grande fortuna. Lo dico a prescindere dal fatto che siamo qua in un'occasione promozionale, a prescindere dal fatto che Nadia sia qua, Aldo lo sa, delle volte mi ha coinvolto in presentazioni dei libri, io ho esordito dicendo è un libro pessimo, non compratelo. Infatti Aldo mi chiama una volta ogni 5 anni perché ha paura. Mi è andata bene, posso dire che il libro lo dovete leggere, comprare. Se voi volete una dedica da Nadia dovete stare a 1 metro di distanza, poi metteremo una linea tracciata col gessetto, perché ci sono delle indicazioni anche per gli scrittori. Non ci si può avvicinare, ma non a Foldongianus. Non a Foldongianus. A Milano, quelle cose a Milano. In realtà sarebbe. Dov'è? Sarebbe meglio. Non so. Sarebbe meglio non avvicinarsi mai agli scrittori, però diciamo che adesso abbiamo anche delle indicazioni dalle alte sfere. Perché è un romanzo bellissimo, intanto per la qualità della scrittura, ed è una cosa sempre più rara, è una scrittura che guarda la grande tradizione italiana del Novecento
a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, dei decenni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, e tra una ventina d'anni rimpiangeremo questo tipo di scrittura. Faccio una profezia. Verrebbe da pensare che sia negativa, in realtà io rispondo come rispondeva un tale: io non sono pessimista, è la realtà che è pessima. Ce ne accorgeremo tra un po'. E invece il libro di Nadia ha questo tipo di grande scrittura che ci riporta indietro alla nostra tradizione. È un romanzo che richiede attenzione, non è un romanzo facile, non perché sia complicato da capire, ma per i temi che tratta: il dolore, la sofferenza, i rapporti umani, per come declina questi temi. Ma se è vero che richiede qualcosa al lettore in termini di impegno, è anche vero che al lettore restituisce all'ennesima potenza in termini di spunti di riflessione, di sorprese, di rimandi ad altri libri, ad altri autori. Alcuni sono dichiarati e li vedremo, altri sono nascosti o camuffati, e almeno uno vedremo anche in questo caso, e poi ci dirà Nadia se è tutto frutto della mia visionarietà, che non manca, specie perché in maniera molto pericolosa si mischia alla ossessione, o se invece questi riferimenti ci sono realmente. E perché poi un'opera che non ci abbandona una volta che è finita la lettura, e questa è una qualità che credo si stia sottostimando sempre di più, e che invece noi lettori dovremmo pretendere più spesso, e dovrebbe essere uno dei cardini verso cui orientarci. Diciamo qualcosa, cercando di dire il meno possibile della trama, giusto per coinvolgere il pubblico, far capire di cosa si parla in questo libro. Il racconto è affidato alla voce narrante della protagonista, Ida, che ha 36 anni e vive da una quindicina a Roma, ma è originaria della Sicilia, di Messina, e a Messina torna, chiamata dalla madre che vuole vendere la vecchia casa di famiglia, e le dice: torna perché devi mettere le mani fisicamente nelle cose che ti appartengono, che sono in questa casa, e devi decidere cosa tenere e cosa invece buttare. È chiaro che non si tratta solo di un'azione concreta, pratica, si tratta di fare i conti con tutta la vita precedente, una vita che è stata segnata da un momento preciso. Quando Ida aveva 13 anni, il padre, fortemente depresso, un giorno è uscito di casa e non ha mai più fatto ritorno. Del suo corpo non si è mai trovata traccia, quindi per quanto sia plausibile che quest'uomo sia morto, in realtà non si sa niente della sua sorte. Soprattutto non ne sanno niente Ida e la madre, che con il dubbio che quest'uomo fosse altrove o fosse già morto hanno vissuto per i 7-8 anni in cui hanno continuato a convivere nella casa. L'assenza di quest'uomo paradossalmente ha assunto una concretezza fisica quasi da blocco di marmo, influenzando fortemente il rapporto tra le due in quegli anni, e anche negli anni in cui poi Ida è quasi scappata a Roma per cercare di farsi o rifarsi una vita. Questo è credo il minimo indispensabile che possiamo dire della trama. Da qua nasce tutto lo sviluppo della vicenda. Inizio a dare la parola a Nadia,
citando l'epigrafe del libro che richiama un racconto di Natalia Ginzburg intitolato Infanzia. Ce lo leggi tu? No, prego, leggi. Ah, vuoi? È meglio. Tra le mie tante qualità non c'è quella della lettura in pubblico. Avevo sempre l'impressione che noi altri fossimo una strana famiglia di gente né ricca né povera, molto più ricchi dei poveri e molto più poveri dei ricchi, con un giardino che era una cosa da gente ricca, ma con un cesso buio dove ci crescevano i funghi. C'è molto del romanzo in questo estratto, ma c'è molto del romanzo anche in altre due righe dello stesso racconto, che sono poco prima, che arrivano poco prima della fine. Vi dicevo, il romanzo di Nadia è anche un romanzo di altri romanzi, in qualche modo, di altri autori. E queste due righe, poi Nadia ci dirà se è d'accordo o meno, che possano rappresentare, introdurre il suo romanzo, sono: è durato molto tempo. È durata molto tempo l'infanzia per me. Forse è durata fino a quando abbiamo abitato in quella casa col giardino. Sì. Allora, intanto io vi ringrazio di essere qui. Vorrei dire questa cosa che non mi stancherò mai di dire e di ripetere, che per me uscire di casa e andare a sentire parlare di libri o a parlare di libri, insomma discuterne insieme, è sempre un gesto politico, è un gesto di resistenza culturale, per cui ogni volta che mi siedo e inizio questo rito delle presentazioni, apparentemente sempre uguale, ma in realtà sempre molto diverso, e poi vorrei dire due parole su questo. Io cerco di guardare in faccia più o meno una delle persone che ci sono davanti, perché penso che sia davvero un momento di condivisione personale, culturale e politica, questo semplice fatto di uscire di casa e parlare, lasciarsi attraversare da un libro, portare la propria esperienza di lettura o accoglierla o insomma attraversarla in vario modo. Lo voglio dire perché non è retorico e non è banale, al di là delle facili battute, poi in un tempo in cui appunto probabilmente per qualche settimana o per qualche mese le attività sembrano entrare in tilt, è una stella che dobbiamo, naturalmente con tutta la prudenza del caso, una stella polare che dobbiamo tenere ben presente, perché è una linfa che non va interrotta, non va assolutamente abbandonata questa. E lo dico anche da frequentatrice di presentazioni degli altri. Dicevo che questo rito è sempre uguale ed è sempre diverso, perché per esempio da molto tempo non mi capitava, e forse non vorrei azzardare mai con questo libro, però insomma da molto tempo sicuramente non mi capitava in queste conversazioni, che possono essere a volte più private, a volte più colloquiali, più intime, a volte un po' più pop, e da molto tempo non mi capitava di colloquiare con una voce critica, quindi limpida e critica, non c'è bisogno di aggiungere altro, proprio nel senso della critica come strumento di conoscenza e quindi di discussione anche ermeneutica intorno a quello che c'è scritto in un libro. Io sono sempre molto diffidente quando si dice bisogna leggere tra le righe, perché mi rendo conto che a volte abbiamo perso la capacità di leggere già quello che c'è scritto nelle righe, e quindi quando c'è accanto qualcuno che non solo legge le righe ma legge anche tra le righe, ho un momento di gratitudine. E in effetti, arrivo alla tua domanda, quello che tu correrò sempre il rischio che tu mi dica pessimo, sappilo, perché secondo me è un rischio che uno scrittore deve correre. Poi c'è anche tutta una gamma tra pessimo e ottimo, molto buono, che è una gamma interessante dentro cui sta tutto quello che poi sta nelle pieghe dei libri, anche dei capolavori, no? Quindi è sempre secondo me un rischio che vale la pena. L'unico rischio che non vale la pena correre è quello, diciamo, quasi equivalente delle lodi senza un vero contenuto e delle critiche senza un vero contenuto, cioè quegli insulti. Tutto il resto gli scrittori dovrebbero andare incontro. Allora, un'essenza è un racconto di Natalia Ginzburg che io ho sottolineato tutto.
quella frase che tu hai letto, la frase che vi ho letto io che era in esergo, la frase iniziale che dice: ho passato l'infanzia da sola in un giardino. Questa ero incerta se metterla come esergo, come ero incerta se mettere quella che tu hai letto e tantissime altre, perché è un racconto esemplare. Io amo moltissimo la scrittura di Natalia Ginzburg. A volte ho l'impressione che un libro come Lessico familiare sia un po' invecchiato per questi tempi, non tolgo nulla della sua grandezza, però per esempio se dovessi dire a un 17enne, a un 18enne da dove iniziare, oggi non darei come primo libro nel Lessico familiare, che forse la mia generazione, io ho 42 anni, forse è stata l'ultima ad avere potuto apprezzare a quell'età, perché il linguaggio e quel tipo di famiglia forse è un po' distante rispetto appunto al modello familiare attuale. Invece per esempio darei da leggere Caro Michele, che racconta una famiglia molto più contemporanea, con figli che non si sa di chi sono i genitori, madri e padri separati che si parlano soltanto vedendosi un giorno alla settimana in un bar, un figlio che sta da una parte e non si capisce che idea abbia, sta a Londra, forse vuole fare la rivoluzione. Insomma, mi sembra che sia un libro che, guardando gli adolescenti di oggi e comunque gli adolescenti tout court, possa molto infiammare. Io l'ho letto invece, ho fatto il percorso inverso, l'ho letto da adulta, l'ho amato moltissimo, anche quando ero in amarico. Darei invece, proprio come quasi introduzione da leggere, darei proprio Infanzia, perché Infanzia in nuce contiene tutti i temi, ma è come una piccola bomba, tutti i temi di Lessico familiare, quasi tutti insomma naturalmente, però condensati. Allora io credo che questo averlo, mi commuove il fatto che tu l'abbia portato in quell'edizione, poi quella curata da Domenico Scarpa, perché per molto tempo è un libro, che un racconto che non si è trovato, è andato fuori catalogo, e poi a un certo punto fortunatamente l'Einaudi, che certe volte si dimentica secondo me chi è in catalogo, ha deciso di valorizzarlo e di valorizzare alcuni di questi scritti giornalistici di Natalia Ginzburg, raccogliendoli in questo libro, l'ha rimesso in circolazione anche Infanzia. È bellissimo perché in maniera più stretta, più stringata, viene fuori questa brillante solitudine della vita di Natalia Ginzburg, proprio quell'incertezza anche della frase che abbiamo letto prima, che vi ho letto io, questo essere in bilico, no? In fondo tutta l'identità di Natalia Ginzburg sta nel suo essere ebrea, però in fondo nella sua atipica, anomala identità ebraica, nel suo essere nata, per esempio, appunto, per caso a Palermo, e poi essere vissuta a Torino, e poi essere vissuta a Roma. Quindi è una scrittrice che appartiene in fondo a tre regioni, e in realtà a molti di più, nei suoi due matrimoni e nella sua idea dell'amore, che sembra sempre trovato e poi perso, in questo proprio bilico in cui sta la sua vita. Quindi in Infanzia c'è tutto, c'è questa solitudine non identitaria, questa idea di studiare, essere molto colta ma non andare a scuola, perché, e forse fa strano dirlo in questi giorni, il padre pensava che si prendessero le malattie e quindi non bisognava andare a scuola. Lei poi quando arriva a scuola è la strana, quella appunto che è colta, anche più colta delle sue compagne, però non ha mai diviso un banco con qualcuno. Io trovo tutto questo nella vita, nei racconti di Natalia Ginzburg, in qualche modo, in un modo ovviamente diverso, diversissimo della mia vita, a me affine questo far fatica a stare dentro un'identità, eppure sentire di appartenere a diverse, di averne quantomeno ereditato diverse. A proposito di identità, le cose ci verranno, credo, nel corso di questa chiacchierata spontanea, anche non programmate. Prima, in qualche modo, inserivo il romanzo di Nadia all'interno di una tradizione narrativa nazionale, ma c'è di più. Non so se sto per commettere un suicidio critico, ma sprezzante del senso del ridicolo e anche dell'opportunità dell'occasione, ci provo, al di là del fatto che sia citato Camus, La peste, che potrebbe anche dare una qualità profetica al tuo romanzo, perché si parla di topi, dei topi, della peste, e di pochi giorni fa una battuta dell'ottimo governatore Zaia, che dice: i cinesi che mangiano i topi li abbiamo visti tutti.
Vivi, certo. Morti sembravi tutti. Morti sembra brutto, esatto. Ma ci sono due parole in questo romanzo che mi hanno colpito, inquietato e hanno contribuito a generare in me questa ossessione che tuttora non mi abbandona. E queste due parole sono le prime due parole, cioè una mattina. Ogni libro che inizia con queste due parole vi deve mettere un certo tipo di sospetto addosso. Perché c'era un romanzo di qualche tempo fa, ammesso che sia un romanzo, che iniziava con un signore che una mattina, o un mattino secondo delle traduzioni, si risvegliava dopo aver fatto sogni inquieti, e quello di Nadia è un romanzo pieno di sogni inquieti, e si scopriva trasformato in qualcosa che prima non era. Prima era un essere umano, la mattina dopo si trovava trasformato in una bestia che noi siamo soliti chiamare scarafaggio, in realtà più probabilmente un insetto indefinito. E allora io dalle prime due parole del romanzo di Nadia ho detto: questo romanzo è una riscrittura della Metamorfosi di Kafka, che è una cosa abbastanza bizzarra, considerato poi il contenuto del romanzo. Quando lo leggerete vedrete che sono romanzi molto diversi. Eppure, a un certo punto, nel romanzo di Nadia trovo la parola trasformazione, ma non solo la parola, anche il concetto. Noi chiamiamo la metamorfosi quello che in realtà si intitola la trasformazione, perché solo in Italia e in pochi altri paesi che il titolo è stato cambiato, creando tra l'altro delle associazioni col mondo greco che non c'erano. A un certo punto compare uno scarafaggio e allora dico, siamo già a tre indizi, io da vecchio spettatore di giallo di Corrado Augias, quindi parliamo di tempi preistorici, ho sempre avuto questa passione per gli intrighi, soprattutto per i morti ammazzati, ma anche per l'investigazione che segue gli ammazzamenti. Ma poi arriva quella che io ritengo essere la prova regina, e cioè altre due parole che sono ein Augenblick, un battito di ciglia, che sono due parole kafkiane, perché sono il 18° capitolo del Castello. E allora siamo di fronte alla questione. Siamo nel delirio critico compromesso dal mio essere ossessivo, o il tuo romanzo è una riscrittura della Metamorfosi di Kafka? Mi sento nuda, come devo fare? Non era ancora mai successo, non se ne era accorto nessuno. E dire che avevo anche tenuto recentemente a Book Pride una lezione sulla Metamorfosi di Kafka, parlando di tantissimi temi che ci sono, secondo me, dentro quel racconto, ovvero un tema che c'è fortissimo, che a volte rischia di venire, appunto, di passare in secondo piano, che è quello del desiderio, no? Il desiderio soffocato nella Metamorfosi di Kafka, perché era un'edizione di Book Pride sul desiderio, e ho detto, beh, la Metamorfosi, non avevano capito per quale motivo, e poi quando invece ho cominciato a parlare ho dispiegato tutti i desideri che ci sono: il desiderio di Gregor di alzarsi dal letto contro cosa cozza, il desiderio della sorella far esplodere il suo talento che invece viene capito solamente dal fratello, il desiderio dei genitori che Gregor si ritrasformi immediatamente in un essere umano per poter portare a casa il denaro, eccetera eccetera eccetera. È un racconto di desiderio soffocato. E addio fantasmi, è un racconto sul desiderio soffocato. L'unica volta, non possiamo fare tanto spoiler, in cui il desiderio che si inceppa, il desiderio dentro una coppia di lungo corso che si ama, ma dentro cui scompare il desiderio, è uno dei motori narrativi del racconto. Il desiderio della madre che la figlia torni per liberare la casa è un desiderio che dà, appunto, anche quello che è un abbrivio della storia.
il desiderio di Ida di conoscere Nikos, no? Un desiderio erotico, se non nel senso dell'erotismo, proprio della conoscenza, dell'ascolto, dell'incontro, è un altro desiderio che rimane. E a tutti questi tre vengono espletati soltanto fino a un certo punto, rimangono a volte non così soffocati. L'unica volta in cui il desiderio pienamente esplode è un presagio di morte, e non posso dire altro. E quindi per me in questo c'era una fortissima consonanza con Kafka. Ovviamente non me ne sono accorta in questa maniera cosciente. Sono stata cosciente di più dopo che l'ho scritto e soprattutto dopo che è uscito. Però appunto, come i bravi assassini, ero lì nascosta nei paraggi, dietro le pietre, dietro i sassi, che aspettavo che qualcuno se ne accorgesse. Ma siccome nessuno legge più niente, nessuno lo sa più leggere niente, ho dovuto aspettare un anno e mezzo perché qualcuno se ne accorgesse. Grazie. Essere ossessivi crea dei problemi nella vita quotidiana, ma in letteratura torna utile. Anche nella vita. Beh, vero. Ti faccio una domanda che riguarda la scrittura. La prima parte della tua produzione, almeno per quanto riguarda i titoli che sono arrivati in libreria, era destinata all'infanzia. Non ti chiedo, perché la risposta sarebbe scontatissima, c'è differenza tra scrivere per un certo tipo di pubblico, cioè i bambini, i ragazzini e gli adulti, sì, c'è differenza. La questione che ti vorrei sottoporre piuttosto è: sapevi già quando scrivevi i libri per l'infanzia di essere la scrittrice che avrebbe scritto questo romanzo e romanzi destinati ad un altro pubblico, e anche se hai trovato qualche tipo di resistenza dal mondo editoriale, nel senso che tu avevi una identità fino a un certo punto definita, una terra nuova, un certo tipo di libri, e poi ti presenti con un romanzo che non ha un pubblico definito, ma è destinato a tutti, gli adulti più o meno giovani. Hai trovato qualche tipo di resistenza? Allora, in realtà ovviamente la tua ricostruzione è esatta da un punto di vista esterno, però come sono andate le cose è al contrario, ovvero io ho cominciato a scrivere dei racconti destinati agli adulti, non avevo mai pensato di poter scrivere anche per ragazzi, sulla differenza magari qualcosa rapidamente la possiamo anche dire. E, alcuni di questi racconti erano finiti in delle antologie, in delle riviste, qualcuno mi era stato chiesto, e quindi mi ero costruita piano piano appunto una piccola, nell'ambiente molto molto underground, identità di scrittrice di racconti, a cui tra l'altro adesso sono felice ora di tornare in maniera molto più piena, perché ne ho raccolti alcuni degli ultimi 10 anni e stanno per uscire in un'antologia che pubblica Giulio Perrone, che si intitola Come una storia d'amore. Ma facciamo questo passo indietro. Dopodiché io da uno di questi racconti, il secondo, ampliandolo, costruisco il mio primo romanzo, che era Gli anni al contrario, e lo mando a 30 editori, da cui non ricevo nessuna risposta, oppure dei no prestampati, oppure anche qualche no veemente, molto personale, di rifiuto. L'unico editore che mi dice sì, però mi dice ni e Einaudi, per cui io per un paio d'anni resto, anzi tre anni, resto appesa a questo filo di questo sì dell'Einaudi, che mi dice sì, il libro ci piace, ma non è il momento, non lo sappiamo, investire su un esordiente, abbiamo fatto e che abbiamo già 2 esordi per il prossimo anno. Saprete come ragionano gli editori, con quelle parole appunto anche un po' burocratiche, che alle orecchie di una persona che si sente una scrittrice, che sta scrivendo, che sta sperando, significano soprattutto ma quando me lo dici. Allora io ero talmente determinata sia di pubblicare il mio libro Gli anni al contrario e sia di volerlo pubblicare con Einaudi, che ho fatto una cosa: ho ingannato il tempo, cioè mentre aspettavo ho scritto 2 o 3 libri per ragazzi che sono usciti.
uno dei quali in particolare Bruno, che è su Bruno Schulz, che non è, cioè, un libro per persone da 0 a 100 anni, come secondo me in realtà tutti i buoni libri per ragazzi, ecco, fantastico. Questo libro, che è uscito in edizione cartonata per un editore che io trovo magnifico e con cui tra l'altro quest'anno tornerò a lavorare perché farò un libro a fine anno ancora con loro, esce e viene anche tradotto in diversi paesi, va molto bene, riceve molte recensioni, quindi anche questo fa un pochino da supporto a questo limbo dell'indecisione naudiana sul pubblicarmi, quindi dopo un po' la situazione si sblocca, ma il piano editoriale è pieno, quindi loro si assicurano, si accaparrano il romanzo di Nadia Della Nova, ma aspettano ancora 2 anni e io pubblico un altro libro per ragazzi, per cui a quel punto si crea questa fama di scrittrice per ragazzi con me che la vivo, ma io sapendo di avere questo libro a cui mi sto dedicando. In realtà quando poi è uscito il libro, siccome per un motivo un po' contorto e molto sbagliato, gli scrittori puramente per ragazzi in Italia difficilmente vengono considerati scrittori to court dal sistema editoriale, quindi in realtà quando è uscito il mio libro era il mio esordio per tutti. Sì, qualcuno ha tirato fuori che io avevo scritto per ragazzi, però non tantissimo. Paradossalmente ho avuto più resistenze nell'altro mondo, quello del mondo della scrittura per ragazzi, dove io, non appartenendo poi magari a nessuna anche parrocchietta, qualcuno ha detto vabbè, adesso la scrittrice per ragazzi che vuole fare il salto, che vuole fare il libro per adulti. Insomma, a un certo punto mi sono sentita di non appartenere a nessuno, per tornare a quel bilico di cui prima, e anche adesso è così, perché diciamo che c'è sempre questo aspetto della letteratura per ragazzi che per me è meravigliosa ed è, come dire, io davvero non avevo pensato subito di scrivere per ragazzi, ma avevo sempre continuato a leggere per ragazzi, per cui capita che in una discussione così come questa, come Kafka e Natalia Ginzburg, io tiri fuori Il giro del mondo in 80 giorni o Piccole donne, e quindi un interlocutore un po' più pallone gonfiato, diciamo, di solito può anche storcere il naso e dire ma questa non è letteratura vera, no? Invece per me i classici su cui ci siamo formati sono quelli della letteratura per ragazzi, quando voglio dire a Verne che non è uno scrittore o a Louisa May Alcott. Il problema è che poi non si studiano le loro opere, non si studiano le loro vite, quindi se ci fate caso, nelle università italiane spesso la letteratura per ragazzi finisce nelle cattedre di pedagogia e così anche o di letteratura proprio specifica, no? Quindi anche tutta la ricezione è più difficile, però come si fa a dire che Collodi per esempio non sia stato fondamentale per la letteratura italiana? È impossibile. Allora io veramente mi sento anfibia, cioè seguo l'ispirazione, se dovessi proprio scegliere forse non lo so, forse penserei che quando ero piccola scrivevo romanzi che secondo me erano per tutti, ma avevano protagonisti bambini dentro. Quindi sceglierei questa forma, che poi è la forma dei miei due romanzi finora, in cui c'è sempre una bambina. C'era Mara negli anni al contrario, il mio primo romanzo, e poi c'è Ida piccola in Addio fantasmi. E ora che sto scrivendo un altro romanzo, completamente diverso per certi aspetti, ora, in questo momento che te ne parlo, mi sono accorta che uno dei personaggi è un bambino. Non posso rinunciare a scrivere dei libri con dei bambini dentro, perché la letteratura ha i bambini e i ragazzi dentro. A volte parlano gli altri ragazzi, a volte parlano gli adulti, a volte parlano per tutti. Visto che ci siamo, dici qualche differenza da scrittore nella scrittura, nell'impostazione, nella concezione dell'opera? Allora, ho pubblicato da poco un piccolo saggio che raccoglie una serie di interviste, articoli, ritratti, perché per un anno ho curato una pagina su Robinson, che è l'inserto culturale di Repubblica, in cui recensivo, intervistavo quello che succedeva nel mondo editoriale per ragazzi. Poi è cambiata la pagina, insomma, non sono cambiati i capi, non l'hanno più affidata a me, io ho fatto per qualche tempo delle recensioni di libri per adulti, però ho continuato ogni tanto a scrivere per ragazzi. Ho selezionato alcuni di quei pezzi perché mi sembra che in quell'anno io avessi intessuto un dialogo con quello che si stava pubblicando, quindi non solo leggevo quello che mi piaceva, ma ero costretta anche a leggere quello che magari scatenava grandi fenomeni di massa e che io non
non avrei letto, non avrei mai letto La Schiappa, non ho difficoltà a dirlo, e invece l'ho letta e ho anche scoperto il perché poi di quel successo che io magari guardavo snobisticamente, e invece ho scoperto che cosa poteva muovere in un ragazzino. Non diventerà mai il mio libro preferito, però si capiscono molte cose ad attraversare anche i propri pregiudizi. In questo saggio poi c'è una parte inedita in cui provo a tracciare queste differenze e dico che in effetti è vero che storicamente la letteratura per ragazzi nasce in un determinato periodo storico, cioè nasce con l'invenzione dell'infanzia, molto difficile prima dell'Ottocento e della messa per iscritto delle fiabe avere letteratura per ragazzi. Si hanno più che altro libelli propagandistici, libri educativi, però la vera funzione dell'intrattenimento favolistico codificato, quindi non soltanto orale, nasce quando i Grimm, Perrault e poi Calvino in Italia, quindi gradualmente cominciano a mettere per iscritto la tradizione orale e cominciano anche paradossalmente a impoverirla da un certo punto di vista, no? Calvino toglie il dialetto, ma lo fa per una buona ragione, ce lo fa per far leggere le fiabe di tutte le regioni a tutti i bambini. I Grimm tolgono le madri cattive e introducono questo strano concetto delle matrigne, perché non si poteva tollerare che le madri odiassero i propri figli o le proprie figlie, addirittura una madre che entra in competizione con la propria figlia, non si può tollerare. E questo ci dice molto su che cosa fa una cattiva letteratura per ragazzi. Ovviamente le fiabe di Grimm e quelle di Calvino sono magnifiche, sono meravigliose, hanno un valore così, però la tendenza a togliere perché le pulsioni sono eccessive, che è la stessa tendenza per cui oggi al mito si cerca di edulcorare, no? Io ho avuto lunghe discussioni per esempio su Medea, no? Medea si può raccontare ai bambini una Medea che fa morire i propri figli? Sì, secondo me, perché siamo sul piano appunto del simbolico, dove tutto è possibile. C'è un bellissimo articolo proprio di Natalia Ginzburg su questo che si chiama Senza fare e senza maghi. Allora, devo dire questo. Oggi, editorialmente, la letteratura per ragazzi è l'editoria che ti chiede dei racconti tematici, impoveriti, è dove non ci sono delle cose che turbino la sensibilità dei bambini. Quindi devono essere con un messaggio, con non troppe cose cattive, negative, e un finale pieno di speranza. Questo è quello che tendenzialmente chiede il mercato. La letteratura per ragazzi per me è esattamente il contrario, cioè è il luogo del mistero, della follia, dell'anarchia, delle strane creature, quello dove Aladino è un ragazzaccio di strada, perché quello è, cioè in una delle versioni originali delle Mille e una Notte si dice che Aladino, quando muore il padre, è contento perché finalmente si può dedicare al libertinaggio. Provate a dire una cosa del genere ai bambini, magari oggi non sanno cosa vuol dire libertinaggio, però ridono, come io ero contenta quando entrava la moglie di Barba Blu, girava la chiave e vedeva gocciolare il sangue, mica perché fosse una femminicida, cioè questo fa di me oggi una femminista convinta, però la favola è un'altra cosa, è un momento dove io posso ridere, non ho bisogno del riscatto morale, posso esorcizzare la paura, quello è un discorso di pulsioni messe in campo. Allora, per me, al contrario di quello che chiede il mercato, in questo momento scrivere per ragazzi è più liberatorio, cioè io voglio, rivendico per me più follia nella scrittura per ragazzi. Poi da questo tipo di follia me lo porto nella scrittura per adulti e cerco di far sì che gli adulti sognino, desiderino, abbiano pulsioni, perché quando si scrive per ragazzi quello che si deve ricordare è che i bambini, i ragazzi vogliono delle cose molto concrete. Io ho scritto un libro dove c'è un bambino che vuole tornare a casa dopo un terremoto, non può perché la sua casa è stata dichiarata inagibile, e lui non è che vuole tornare perché ha un'idea di urbanistica, perché no, vuole tornare perché si vuole riprendere un portasapone a forma di coccodrillo. I bambini ragionano così, il bambino non ti dice sì, voglio la pace nel mondo, se te lo dice è perché è un bambino compiacente che ti vuole far contento, però il bambino dice wow, se c'è la guerra e i migranti sono impegnati, io posso giocare liberamente. E questa parte di follia dell'essere umano è molto interessante letterariamente ed è totalmente coperta, seppellita, se non
noi pensiamo di scrivere delle cose con dei messaggini, quindi ecco, per me poi alla fine per adulti o per bambini è quello il più grande pericolo, schivare l'idea prima. Io ho un'idea giusta e la voglio mettere dentro un libro, no, un'idea giusta, si fa un dibattito, scrivi un manuale di educazione civica, fai un'altra cosa, però la letteratura è il territorio della libertà, dell'insondabilità e anche della contraddizione. La protagonista di Addio Fantasmi fa un lavoro, per come lo presenta lei, un poco bizzarro, e cioè dice: scrivo finte storie vere. Scrive queste storie perché siano poi lette alla radio nel corso di un programma che ha un grande successo a livello nazionale. Il fatto che dica e ripeta più di una volta finte storie vere mi ha fatto pensare, intanto spieghiamo, la redazione riceve delle storie vere da chi le ha vissute e il compito di Ida è quello di riscriverle perché siano appunto lette. In questo senso sono finte pur essendo vere. Ma questa bizzarra definizione mi ha fatto pensare ad un altro romanzo, che è questo, Incendi, di Alessandro Stellino, vecchio ormai di una decina d'anni, che riflette per tutta la sua lunghezza, tra le altre cose, anche sulla verità delle storie. E il romanzo si chiude con una battuta del film Non è un paese per vecchi, dei fratelli Coen. E la battuta è questa: mi chiedi se quella storia era vera? Non potrei giurare su ogni dettaglio, ma è senz'altro vero che è una storia. La domanda è: esistono storie finte? Non so che senso abbia la domanda, quindi puoi anche rispondere a qualsiasi cosa, è meglio per lo stesso. Io per un po' di anni, per due anni, anzi per due stagioni, ho fatto anch'io il lavoro di Ida, non era il mio unico lavoro, al contrario che per lei, era uno dei lavori collaterali che facevo, ovvero scrivevo delle finte storie vere per un programma radiofonico popolare, insomma, di discreto successo. Quindi giocavamo con il crinale di realtà e fantasia in questa striscia che avevamo noi, che io e altri due autori. E quindi io scrivevo una storia che veniva percepita come vera, ma che non veniva tanto messa in discussione se fosse vero o se fosse falsa, perché era chiaro che ci fosse qualcosa di falso, però agli ascoltatori piaceva credere che era vera, e anche a me, cioè io non ho nessun interesse a sapere che cosa sia vero e che cosa sia falso dentro una storia. Sì, ce lo posso avere se vado a cena con l'autore, se mi faccio delle domande sulla sua vita, se lo devo ricostruire, ma quando io leggo, io chiedo a un libro soltanto una cosa: con la finzione, anche la finzione della biografia, anche la finzione dell'autobiografia, quel libro mi deve convincere della sua verità, cioè il libro sta tra me e chi l'ha scritto, quindi io voglio entrare nella finzione per ricavarne delle verità. Perciò l'espressione finte storie vere per me è forse la letteratura. Non esiste nessuna storia completamente finta, non esiste nessuna storia completamente vera, e non soltanto perché si mischiano gli elementi immaginativi con quelli realistici, ma anche perché nell'atto stesso di raccontare io sto selezionando, distorcendo, piegando a un'unica legge, l'unico dovere, no? Si sente spesso il compito degli scrittori, il compito degli intellettuali. Per me gli scrittori hanno un solo dovere: cercare di scrivere storie interessanti. Cioè il mio unico dovere è che quello che sto scrivendo sia interessante. Ovviamente non potrà mai esserlo per tutti, però ho il dovere di scrivere una cosa che sia super interessante per me, perché questo aumenterà le possibilità che, sentendo la temperatura del mio interesse, il lettore possa esserne contagiato. È il motivo per cui ci appassioniamo a delle storie a volte anche radicalmente diverse dalle nostre, altrimenti non saremmo appunto andati a fare il giro del mondo con
il protagonista del libro di Verne è il suo maggiordomo Passepartout. Io non avrei mai pensato che mi potesse interessare vincere quella scommessa con un club, no? Di fare il giro del mondo in 80 giorni. E invece, siccome mi sembra nei primi due capitoli la cosa più importante del mondo e io devo assolutamente assicurarmi che i giorni siano 80, io lo seguo. Questo secondo me è quello che crea una finta storia da rende vera. Mi interessa se Verne non l'ha mai fatto in quel termine, in quei termini, però sicuramente l'ha immaginato con quel tipo di potenza. Il romanzo è un romanzo anche sul dolore e sulla sofferenza che non risparmia il lettore. Qualche mese fa, forse in realtà lo scorso anno, parlavo con uno scrittore che alla sofferenza, peraltro allo stesso tipo di sofferenza del padre di Ida, ha dedicato un libro bellissimo, allo stesso tempo terribile. Il libro si intitola L'uomo che trema, lui è Andrea Pomella, è un libro che descrive come credo nessun altro abbia mai fatto prima la depressione di un protagonista, intendendo la depressione per quello che è, cioè uno stato patologico di gravità variabile. Nel caso del protagonista di quel romanzo era molto grave, nel caso del padre di Ida è molto grave. Mi diceva Andrea Pomella in quell'occasione che lui notava nel mondo dell'editoria una certa difficoltà, non usiamo la parola omertà, però più o meno il senso era quello, a trattare della sofferenza, della malattia nei libri, al punto che mi faceva un esempio del quale poi ho avuto riprova, un libro che si intitola Storia della mia ansia, di recente pubblicazione, che è un libro di Davia Vignardi in cui l'ansia ha un ruolo assolutamente marginale. È un libro che parla di tumore e della lotta contro questa malattia. Andrea Pomella diceva: si poteva intitolare nel nostro mondo editoriale Storia del mio tumore? No, non sarebbe mai uscito con quel titolo. Una domanda per te è: se hai potuto scrivere del dolore, della sofferenza in libertà, o se hai notato un qualche tipo di resistenza, o eventualmente se l'hai notata dopo, quando il libro è uscito? Allora, non vorrei sembrare spavalda, però anche sì, però io scrivo sempre in totale libertà e quindi questa cosa la rivendico, nel senso che non mi è mai capitato, e probabilmente non me lo sono fatto capitare, di sentirmi dire devi fare questa cosa perché va di più. I ragionamenti editoriali li ho sentiti e tanto, a volte su copertina, sul titolo, sulle cose che diciamo un po' sfuggono alla pertinenza dell'autore, anche se ho sempre cercato dei, anche magari a volte mi sono pienamente rispecchiata in titolo e copertina, a volte si è cercato un compromesso, ma non mi sono mai sentita veramente tradita da una scelta. Però nel contenuto del libro non ho mai sentito che qualcuno volesse orientare, perché secondo me, anche è importante anche dirlo, cioè secondo me gli scrittori a volte che lamentano queste ingerenze forse dovrebbero tirare fuori un po' di carattere e dire che il loro libro è quello. Cioè l'editing è un momento importantissimo, non vorrei essere fraintesa, cioè non credersi dei geni assoluti e non ascoltare quello che ti sta dicendo un professionista di cui ti fidi è altrettanto sbagliato. Però l'editing consiste nel tirare fuori dal libro quello che c'è già, è una serie di domande, proposte, ma soprattutto più che proposte, come dei cerchi, no? Questa pagina
qualcosa non mi torna, qua sotto la cenere succede qualcosa. Poi tu torni a casa, ragioni su quello che ti ha detto la persona di cui ti fidi, passa del tempo, torni autonomamente sul tuo libro e ti accorgi molto proficuamente che magari c'era appunto un personaggio che aveva una grande forza, che era però l'avica, e invece poteva venire fuori, e questo aiuta a crescere il romanzo nelle sue varie fasi. Però se qualcuno dovesse mai dire, e forse mi è successo ora che ci sto pensando in fase di proposta, che infatti non ho accettato per certi libri che magari avrebbero dovuto andare in delle collane, però questo libro lo devi scrivere così perché noi vogliamo questo, può anche capitare che ci sia un incontro. Mi è capitato di recente, sarà di prossima pubblicazione, che esce a maggio per una casa editrice bellissima, Ruballo, un piccolo editore palermitano. Hanno una collana di biografie, da tanto tempo stavamo cercando la biografia giusta. A un certo punto Antonella, l'editrice, mi telefona e mi dice, anzi forse mi ha scritto un'email e mi dice: ho pensato per te a Maria Zambrano. Io le avevo fatto delle proposte e non mi piacevano, lei mi ha fatto delle proposte e non mi piacevano, ha scritto Maria Zambrano. Io che ho studiato filosofia, questa filosofa saggista spagnola, esule per tutta la vita, ho avuto un'illuminazione. E quindi questo ha senso, dici sì, ma io altrimenti con altre proposte che lei mi poteva aver fatto, non avrei fatto il libro. Mi è capitato di dire: puoi fare questa cosa? Su... No, cioè no. Oppure faccio una proposta, sì, però la dovresti fare così. No, allora no, perché non è, è un tradimento del libro. Sul dolore non ho mai avuto questa sensazione in fase di scrittura. Ho sentito subito che la mia editor aveva a che fare con una materia molto dolorosa, perché sentivo che non era neutra la reazione alle pagine che io le portavo, cioè sentivo che comunque al di là delle osservazioni editoriali c'era una, proprio una contaminazione di quello che io avevo scritto, che le arrivava. Quando invece il libro è uscito, i lettori si sono divisi e c'è stato chi appunto ha visto nel libro l'occasione per parlare del dolore in assoluto, e chi magari, secondo me, anche mettendo in moto delle difese, ha detto: questo è un dolore irritante, la protagonista si crogiola nel dolore, cioè, cosa che io non penso, cioè io non ho scritto il libro così, ho scritto il libro come un monologo sicuramente ossessivo, ma la vita della protagonista in realtà dall'esterno va in tutt'altra direzione. Ed è stato come se avessi percepito da parte però di alcuni lettori, è vero che il libro è stato tanto tanto letto, quindi poi prendi veramente qualsiasi tipo di commento, e poi anche legittimo, però da qualcuno è stato letto come un accidenti, ma non si, ma dai, ma questa che parla solo di dolore, ma su, svegliati, che è un po' la stessa cosa che la gente dice della depressione, no? Dai, fatti coraggio, ingenerando una sorta di complesso, perché io non soltanto ho una cosa che è molto difficile staccare dalla mia personalità e che però è anche una malattia, non soltanto già mi sento in colpa perché la depressione può renderti inabile al ruolo familiare, lavorativo, ha un ruolo di qualsiasi tipo, in più ho anche la colpa che rispetto ad altre malattie sia colpa mia. Questo stesso meccanismo è stato curioso, che qualche lettore l'ha applicato su un personaggio immaginario come la protagonista, quindi dico: ma dai, ma scrolla di dosso tutto, eccetera. Io invece in realtà, ma non per un autocompiacimento, assolutamente, ma perché credo nell'estensione del dolore, l'ho vissuta, l'ho osservata, cioè credo in questo sottile malessere, in questo sottile persistente dolore che a volte è inesprimibile, ineffabile, non ha parole, che ci si porta dietro, ma dentro, per anni, anche quando fuori si è normali, perché la protagonista in realtà fuori non ha particolari segni e sintomi di quello che le è successo, non è come Nikos che ha una cicatrice del suo incidente. E però questa cosa serve un po' di scafandro per entrarci dentro, può far male a volte ad alcuni, e qualcuno può attivare anche dei meccanismi di negazione. Io inizio ad invitare il pubblico, se è, a fare qualche domanda a lei, approfittando della sua presenza qua. Nel frattempo, mentre mi sembra di sentire dei rumori di nastro che viene attaccato alla porta, scopriremo di essere stati incellofanati qua dentro, non avendo notizie sull'attualità da un'oretta circa. Tanto c'è da leggere. C'è da leggere, quindi siamo a posto. Allora ci raccontiamo storie come nel Decamerone. Ti chiedo di una parte del tuo lavoro nell'editoria
che mi ha molto incuriosito. Prima citavi un certo tipo di classici, Verne, Alcott, che tendenzialmente, in quanto ritenuti libri per giovani, non sono ritenuti letteratura. Una che ha sofferto molto di questo tipo di etichetta è stata Jane Austen, e che soffre tuttora di questo tipo di etichette. Una che invece, pur con dei romanzi molto legati al loro tempo, è attualissima ancora oggi, in qualche modo viene rivista, riscritta, corretta, ma per esempio esiste una, fino a qualche tempo fa, imprevedibile, Orgoglio e Pregiudizio e Zombie, sia come romanzo che come film, a prescindere dalla qualità. È solo il fatto che si sia pensato di poter adattare quella materia così distante dagli zombie agli zombie. E tu hai tradotto dall'inglese per la Marvel Panini Comics degli adattamenti a fumetti di Jane Austen, dei romanzi di Jane Austen, che sono un'altra dimostrazione di come, in fondo, pur essendo legata al suo tempo, si possa attualizzare Jane Austen. Vorrei che ci raccontassi qualcosa di questo lavoro, anche dicendoci se hai lavorato con i romanzi accanto o se hai lavorato solo sul testo inglese originale, ammesso che quel testo inglese poi non ricalcasse il romanzo. Allora, sì, io non sono una traduttrice, ho tradotto solamente in due occasioni in vita mia. L'ultima è la traduzione di un testo molto breve, in realtà di una pagina, che è la lettera all'insegnante di mio figlio di Abraham Lincoln, per una collana che appunto si chiama Traduzioni d'autore delle edizioni Einaudi Ragazzi, quindi un albo come questo illustrato con questo testo che è una, diciamo, un'esortazione alla libertà e anche a vivere la scuola in determinato modo. E prima avevo tradotto, e questo l'ho fatto perché era una pagina, un testo di cui si chiedeva una restituzione letteraria, eccetera. Quando tanti anni fa, una decina credo, mi hanno proposto di tradurre gli adattamenti a fumetti dei romanzi di Jane Austen, ovviamente ho detto, ma io non sono una traduttrice. E chi mi aveva contattato, ovvero la Marvel, Panini Comics, italiana, mi ha risposto sì, ma sembra un'appassionata di Jane Austen, a noi interessa questo, in più sono sempre stata una grande lettrice di fumetti, sto anche scrivendo uno tra le varie cose di quest'anno, quindi sì, il mio sogno, sto lavorando con un fumettista, che era una cosa che volevo fare da tantissimo tempo, quindi ero non una traduttrice ma una appassionata, non azzarderei mai, esperta del materiale narrativo osteniano. Quello sì, quello lo rivendico, perché avevo scritto in un libro che si chiama Caro diario di scrivo, un finto diario di Jane Austen a 12 anni, in seguito ho scritto una prefazione Orgoglio e Pregiudizio, quello vero, una delle tante edizioni, una Mondadori, nel mezzo mi sono dedicata a questa traduzione e in effetti ho accettato per due motivi. Uno era che appunto mi sentivo sicura di conoscere l'andazzo narrativo, ma più importante, cosa più importante, la scrittrice americana che aveva curato l'adattamento a fumetti di questi quattro, dei sei romanzi di Jane Austen, aveva scritto nella prefazione al primo molto chiaramente che quando le era stato affidato l'incarico si era trovata di fronte a una cosa che non avrebbe potuto fare, cioè riscrivere Jane Austen meglio di Jane Austen. Ora provate a scrivere Romeo e Giulietta meglio di Shakespeare, a scrivere Orgoglio e Pregiudizio meglio di Jane Austen, a scrivere l'Odissea meglio di Omero. È chiaro che è impossibile. E quindi molto onestamente aveva detto, io mi sono rifatta il più possibile, quindi facendo delle scalette precisissime in cui si escludevano pochissime cose, erano molto fedeli le sceneggiature, a quello che ha scritto Jane, e soprattutto i dialoghi, poiché nel fumetto, come sapete, sono quasi tutti dialoghi, io ho preso le parti dei dialoghi di Jane, quindi era più un lavoro di taglio e cucito, che ovviamente
con qualche variazione necessaria. Allora io mi sono ritrovata a dover tradurre in realtà una sorta di sunto di Jane Austen, ma non banalizzato, perché nella trasposizione da un genere all'altro, quindi quando tu vai al fumetto tu comunque cambi. E ho lavorato con tutte e due, con il testo originale osteniano, anzi tutte e tre, avevo sempre di tutte e quattro le operazioni, il testo a fumetti, il testo originale di Jane Austen per controllare magari tutta la totalità della frase, e la traduzione italiana, non essendo io particolarmente brava in inglese, ma lì mi sentivo sicura perché conoscevo talmente bene i testi, e il mio inglese è comunque meglio, insomma, leggo un libro in inglese se devo, non lo preferisco, però leggo, e con questa triangolazione mi sono sentita molto spedita. Mi dispiace perché credo che, non so se sono ancora in catalogo, se si trovano, però sono quattro bei fumetti, e quando sono fatte così bene le cose servono anche come curiosità per i libri. Quindi ho visto veramente delle ragazzine e dei ragazzini leggerli e poi appassionarsi. E poi il mondo dei fumetti è stato a lungo un mondo molto maschile, per cui quando è arrivata questa cosa 10 anni fa era bello perché andava a tutti un classico tradizionalmente considerato un classico femminile. Anche su quello avrei moltissimo da ridire, perché Jane Austen in realtà, che passa per scrittrice sentimentale rosa, è una grandissima esperta di economia e di meccanismi sociali. Se fosse un uomo, devi dire una cosa femminista per favore, però nessuno l'avrebbe mai messa nelle tradizioni del romanzo rosa, perché lei cosa fa? Lei racconta le classi sociali e gli spostamenti dei soldi. Chiaramente attraverso come si raccontano le classi sociali e gli spostamenti dei soldi nell'Ottocento, cioè attraverso l'amore o i matrimoni più ancora, no? Però lei quello racconta, e lo trovo la più grande di tutti. Ok, rinnovo l'invito al nostro pubblico. Nessun prode, coraggioso. Anche se non avete letto il libro di fantasmi o altro. Vabbè, siamo stati esaurienti allora. Grazie a Nadia per essere stata qua. Grazie al comune. Posso fare un ringraziamento? Perché non si è parlato solo del tuo libro, e grazie perché si è parlato di tanti libri in un posto che è la casa dei libri di questo paese. Quindi grazie, perché quando si parla di promozione della lettura io intendo quello che hai fatto e che avete fatto voi stasera. Grazie. No, io su questo ci tengo a dire una cosa, perché a volte gli scrittori fanno le presentazioni così, però in realtà aspetta anche chi viene invitato a non parlare solo del suo libro, perché poi i libri da soli non esistono. Chiunque scriva è, secondo me, prima di tutto un lettore, quindi certo. Per me è veramente importante tirare dentro tutto quello che c'è dentro la mia scrittura, perché poi chi vuole legge la mia scrittura è anche, appunto, grazie agli interlocutori, però io devo anche far vedere tutta la costellazione che c'è intorno. Grazie ancora. Io rinnovo l'invito a leggere questo romanzo, che è bellissimo, e vi ringrazio. Buonasera.